Il 16 aprile scorso il coronavirus si è portato via Luis Sepúlveda. Aveva già molti impegni qui in Italia, sarebbe dovuto venire al Festival Encuentro di Perugia e soprattutto sarebbe dovuto venire a Pistoia a ricevere il premio internazionale Dialoghi sull'uomo. Non potrà più venire, purtroppo. Luis e io eravamo amici. Avevamo scritto un libro di conversazioni insieme, si chiama Raccontare e Resistere. I miei libri e i suoi erano pubblicati dalla stessa casa editrice. Chiacchieravamo spesso di letteratura, di politica, del mondo, ma quello che a me più peserà sarà la perdita dell'amico. Un uomo che dietro la sua aria a volte cupa, sembrava a prima vista diffidente, scontroso, chiuso, e invece dietro quella barriera, forse inevitabile per un uomo come lui, che aveva sofferto arresti, torture, aveva vagato a lungo per il mondo, e dietro quella barriera, una volta superata, ed era abbastanza facile da superare, si rivelava uno degli amici più leali, più generosi, più solidali e socievoli che abbia mai conosciuto, capace di risate travolgenti, che mi mancheranno molto, e mi mancheranno molto i suoi abbracci quasi stritolanti, i suoi asados nel giardino della casa di Gijón. Ma Lucio, Luis Sepúlveda, era soprattutto un bravissimo scrittore, e anche i suoi libri e la sua scrittura abbiamo purtroppo perso. Ci rimane quello che ha scritto finora, ma non potremo avere più nuovi libri. Era uno scrittore capace di grandi sintesi, no? Che curava fino alla maniacalità, la sciuttezza dei suoi testi, tant'è vero che poi sembravano appunto facili da leggere, ma poi ti rimanevano appiccicati addosso. Era capace di una leggerezza calviniana assoluta, con immagini sempre molto visive, e questa sua capacità di scrittura lo rendeva facile da leggere per i bambini, come diceva lui, da 5 a 90 anni. Ma Luis Sepúlveda era anche un cittadino partecipe di quello che gli succedeva intorno, attento all'ambiente, alle disuguaglianze, alle ingiustizie. Odiava la definizione di scrittore impegnato, si sentiva e voleva essere chiamato uno scrittore coinvolto, no? Uno scrittore coinvolto che dava molta importanza all'etica nella vita e nella letteratura. E infatti amava ricordare sempre una frase di Cortázar che dice che bisogna dare alla letteratura lo stesso rigore etico con il quale affrontiamo la vita, e dare alla letteratura le stesse possibilità estetiche, e dare alla vita le stesse possibilità estetiche con cui affrontiamo la letteratura. Etica ed estetica, morale e bellezza, insomma, sempre strette insieme nella coerenza di una vita che purtroppo non c'è più. Lo ricorderemo sempre, e lo ricorderemo insieme a voi a Pistoia e in tutta Italia, dove era amatissimo, come tutti sanno. Ciao Lucio.